Da quando hai annunciato la prossima uscita del tuo libro sei particolarmente disgustoso. Tutte queste cose dello sputo, delle donne amputate, che è normale sputare addosso a una donna, sputarle in faccia mentre la scopi. Ma da dove viene sta roba? Ma che cos'è? E che cos'è? Allora ragazzi, abbiamo con noi una persona che fa la prostituta, la escort, io la chiamerei Curvi Italiana, 38 anni, da 15 anni fa questo mestiere e come avete capito dal nome Curvi Italiana, la sua caratteristica è di essere come? Ciao amica mia, come stai innanzitutto? Ciao, Italiana Curvi, prego. Prego, ma Italiana Curvi, che sia? Italiana non capisco, ma Curvi esattamente, quali sono le tue misure? Diciamo una taglia 48, una quinta di seno naturale, bella morbida. Bella morbida. E le persone che apprezzano di più le curvi, chi sono? Diciamo la tipologia di persone che apprezzano di più? Ma un po' tutti, molto ragazzi giovani, atletici, ma anche palestrati, magari. Atletici, vogliono anche gli uomini più grandi. Che vogliono, trovare magari l'opposto, no? Vogliono trovare l'opposto, cioè... Sì, mi capitano anche culturisti, insomma, malati. Persone con un fisico molto, gente molto curato, sola. Cercano magari la donna un pochino imperfetta, diciamo, ecco. Ecco, io voglio capire una cosa, ma è vero, la tua caratteristica principale mi sembra che sia quella di essere mistress, no? Sì, anche, sì, anche, cioè, mi piace dominare. Ti sì. Cercano per le tue capacità di sottomissione. Sì. Nella nostra, diciamo, nella nostra chat, nella nostra brevissima chat, a un certo punto mi hai aperto la tua valigetta e c'era praticamente di tutto dentro questa valigetta, amica mia. C'erano dei falli enormi, degli strapon. Sì. Ecco, e le persone cosa si fanno fare da te? Facciamo un piccolo riassunto delle cose che si fanno fare. Ma guarda, innanzitutto io ho clienti che vengono anche per fare il sesso tranquillo, normale, classico, sì, rapporto dolce, sì, carino, anche massaggi, relax, erotici. Molti vengono sì per trasgredire un pochino, io essendo molto dominante, ecco, a me piace moltissimo, quindi sì, a te sono piace proprio la dominazione, cioè frustare, sì, lasciare segni. Anche i testicoli, anche i testicoli, anche stringere i testicoli, schiacciarli, cose di questo tipo. Ball busting, sì, mamma torture mia. Ai capezzoli, sul pene, mi piace spitting, cioè sputare addosso al cliente. Scusi, si è mai fatta curare lei, però? Anche i suoi clienti, ovviamente, ma anche lei, perché una dice io godo a sputare in faccia a un cliente, ma questo mi sembra comunque, per carità. Ma ognuno ha le sue cose, sì, per carità, sì, ognuno ha il relativismo assoluto. Certamente, siamo tutti un po' perversi. Ma tutti, io, scusi signora, però se lo dico, io non sputo in faccia a nessuno, cioè se uno è un coglione e ci litigo magari, ma non lo faccio, posso pensare sesso, di ma non lo sesso, faccio. Caro David, lo spitting, sputare, va bene, e dominare sputare, qualcuno in questo modo in faccia, è una cosa che può provocare eccitazione, fatelo, ci devi stare fatelo, a questa fatelo, cosa fatelo, qua fatelo, ma fatelo. No, la provoca, non può provocare, gli viene duro, durissimo quando gli sputo addosso e mi chiedono proprio sputami in faccia, sputami in bocca, pisciami addosso. Brava amica mia, applausi, ma sei meravigliosa, sei meravigliosa. Certo. Molti chiedono anche pissing, mi sembra di capire, no? Sì, molti, sì, pissing molti, sulle parti sì, intime e anche alcuni in bocca, sì, anche si godono proprio, gli piace poi tantissimo. Uno dice, come mai il paese senza va così? Per forza, che, si va pisciare in bocca. A volte devo negarmi l'orgasmo perché vengono senza che li tocco, soltanto pisciandogli addosso vengono. La dominazione di un altro può portare anche alla negazione dell'orgasmo, cioè dire una persona che proprio non viene, cioè tu gli impedisci di venire, questo è interessante. Ad alcuni mi piace impedirgli di venire fino ad un certo punto, lo porto diciamo all'estremo, poi lo faccio venire, ovviamente lo mando via contento e soddisfatto. Certo. Però ci sono anche invece alcuni che magari non riescono proprio a venire, nel senso non raggiungono neanche l'eccitazione, l'erezione, scusami, esatto, si eccitano ma non raggiungono l'erezione. Sì, si eccitano con questi giochini così. Senta signorina, ma non è che quelli che si eccitano e non raggiungono l'erezione sono quelli che il pomeriggio prima gli ha tirato 4 calci sui coglioni? Perché allora dovrebbero esserci dei danni orologici, capisce?
No, certo. Non io indagherei questa connessione. Certo, esatto, esatto, è un'ipotesi no, di però, però la cosa interessante è un'altra, la tipologia di persone, perché tu mi dicevi, cara amica mia, che praticamente, hai visto che conversazioni ho nel pomeriggio io, David, non parlo di riforma elettorale, parlo con Curvi italiana, 38enne, da una regione del centro Italia. Parli diciamo di erezioni, non sì, allora, elezioni. La cosa interessante è questa, praticamente molte persone vengono da te, mi dicevi, magari stanno con persone più, con, no, più asciutte, magari anche belle ragazze, e però riescono a godere veramente quando si fanno inculare da te, questo è il punto poi fondamentale, o no? Ma sì, guarda, questo è una supposizione mia, perché io non è che conosco la vita privata dei clienti, sì, sono molto discreta, non chiedo assolutamente nulla, però immagino che dei bei ragazzi così, con un bel fisico, magari atletico, o anche dei bei signori, anche attempati, ma veramente in forma, puliti, profumati, abbiano magari delle belle fidanzate, delle belle mogli, ma comunque gradiscono la donna un pochino più grossa, e tanti mi dicono per esempio, dai, spogliati tutta, fammi vedere, perché a me piacciono proprio le donne così come te, magari. E però poi alla fine si fanno inculare. Beh, non tutti, dai. Però molti, molti si fanno inculare, dai, diciamo la verità, cioè quelli. Alcuni sì. La tua specialità è la dominazione. È la dominazione e il fatto, uno va da te, tu ti metti lo strapon e vai giù. Perché mamma preferiscono te? La mia specialità è anche il pompino, eh. Non dimentichiamo, per carità, senza nulla togliere. Leggi le mie recensioni su Escort Advisor, per carità, per e ti carità, dicono che ho la bocca 10 lode. Per carità, non vogliamo mettere in discussione questo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, caro Parenzo. Appunto, la mia boccuccia poverina, si sente. Però scusa, c'è un elemento interessante che è questo. Ma chi viene da te, perché non va con un trans, ed è passivo, diciamo, e si vuole far sodomizzare, eccetera, eccetera, perché non va a transessuali? Cioè, qual è la cosa psicologica secondo te? Allora, intanto alcuni fanno sia il cesso tradizionale e poi dopo in più magari vogliono anche essere inculati, quindi sono bisex, diciamo, E quelli invece che vengono soltanto per farsi inculare o sodomizzare, eccetera, io credo, non lo so, ma credo che la vedono un pochino una cosa più vietata, più sporca, andare, non lo so, con il trans, andare con un trans, si sentono magari meno, meno peccatori, meno peccatori, ecco, perché io tante volte gli dico, ma perché non vai con una trans, bellissime sono le trans, magari hanno loro? Il cazzo vero, io ho i giochini finti, ce l'ho di tutte le misure, perché magari però sono finti, pure però sono finti, ecco, e loro mi dicono, ma io non sono gay, mi rispondono, io sono etero, però mi piace trasgredire, sono etero, però quindi poi non vado con la trans, vado con la donna che mi scopa con lo strapon. Però scusa, la cosa incredibile è che entrano in casa, la prima cosa che dicono, io sono etero, però giusto, io sono etero. Sì, lo puntualizzano. Poi invece escono. Dai, ma che mi fai dire? Escono che non camminano. Qualcuno sì, però insomma anche felice e contento. Io devo dire, poi ritornano anche. Io vorrei che Parenzo per una volta provasse. Non con una trans. Vieni, ce l'ho anche piccolino. Ce l'ha anche di piccolini, eh? Io ne ho visti anche di piccolini. Io vi ringrazio per le attenzioni che mi dedicate. Ma tu puoi entrare, puoi dire sono etero. Io non voglio andare da nessuna parte, non voglio conoscere questa simpatica signora. Sputatevi in faccia, pisciatevi dove vi pare, mettetevi queste cinture con questi falli finti, fate quello che volete, non coinvolgetevi. È possibile? Sono antiliberale se dico che io non voglio partecipare a questi vostri porcherie. Ma che porcherie, la vita! Faremo a meno di te, non ti preoccupare. Abbiamo tanti clienti, guarda, evviva, non c'è problema. Evviva, evviva. Su questo campo non c'è crisi. Quanti clienti fai al giorno più o meno? Dipende, diciamo dai 4 ai 6-7, dipende, dai tesoro, dipende. No, comunque, alla fine possiamo dire una cosa, tu sei una lavoratrice professionista di un settore. Sì, professionista, bocca magica. E possiamo dire una cosa, che dovresti essere regolarizzata, invece purtroppo, forse magari ti conviene non pagare tasse. Se pagassi le tasse sarebbe tutto più chiaro, tutto più limpido, eccetera. Guadagni sicuramente almeno 500 euro al giorno, li fai sicuri. Certo, cioè, sì, 500, certo. Dunque 5 per 30, farai 10.000 euro al mese, 15.000 euro al mese li fai? Ma sì, certamente. Ragazzi, ma tutti esentasse. Ma perché non si trova un lavoro normale, diciamo, anziché sputare? Dici, che lavoro fa? Io sputo in faccia ai clienti, insomma, piuttosto che fare questo. Ma non è un lavoro come un altro. Sputare. Adesso ci fossilizziamo su questo. La maggior parte dei clienti vengono per essere magari sodomizzati, eccetera, ma molti vengono per un bel massaggio erotico, rilassante, dai, un bel pompino fatto bene, il classico blow job. Non capisco perché questo lavoro qui, che è un lavoro di cura dell'altro, cioè lei ha cura
meno. Lei, ho capito, si, lei si prende cura. Ma i suoi genitori come l'hanno presa? Bravo Cruciani, bravo. Lei si prende... Il cliente io lo coccolo, allora, lo, lei, lo si prende... lo esatto. Lei si prende cura dell'altro. È un assistente. È un assistente. Ma i calci nelle palle, se a uno piace essere scacciato, chi me li chiede? Se uno viene e vuole sicura, la pseudo fidanzata vuole che lo coccolo, vuole che gli faccia un massaggio relax, vuole un bel pompino. Ma la fidanzata, le coppie le coppie le fai? Sì, anche le coppie a volte, sì. Che chiedono le coppie? Cosa chiedono le coppie? Ma o facciamo sesso in tre, ci divertiamo in tre, pure. O io e una mia amica con un cliente, oppure il cliente porta la sua fidanzata, la sua compagna, e niente, facciamo un po' di tutto, ci divertiamo. Cioè, ma alla moglie piace vedere il marito che viene inculato, oppure al contrario, al marito piace vedere più il contrario, cioè, il marito porta la moglie a farla divertire con me, lui guarda, si masturba. Senti, eccetera. La cosa più violenta che fai al pisello di un uomo, qual è? Legarlo, che fai? Che cosa fai? Uso un attrezzo che ho io, che ho fatto da sola, a mano, con dei chiodini, quindi glielo pucino tutto con questi chiodi, tipo una pressa, stringo sempre di più, oppure bruciare con la sigaretta. Voi siete pazzi, quanto costa con i lacci? Quanto costa bruciare con la sigaretta un pisello? Quanto è che uno paga per farsi bruciare sopra il pene? Beh, non vengono soltanto per quello, no, facciamo però un po' tutti i servizi insieme. Comunque diciamo che le mie sessioni partono dalle 100 euro in su, sia un blowjob, che sia rapporto. Ma farsi bruciare, se uno vuole fare tutto, compreso la bruciatura del cazzo, quanto costa? 500, 600, si arriva? No? 200, 300? Un paio di 100 euro. Signorina italiana Curvi, posso farle una domanda? Ultima, Cruciani, non le sembra un po' ossessionato dallo strap-on? Non è che gli piace prenderlo in culo a Cruciani? Non lo so, ragazzi, sinceramente tra lo strap-on... non ho ancora voglia di queste cose, però se devo scegliere, e qui chiudiamo, se dovessi scegliere tra lo strapon e un pisello vero, preferisco il pisello vero, ve lo posso dire sinceramente. Mamma mia. Mi dispiace, non sarò cliente di Italiana Curvi. Ciao amica mia, a presto, un abbraccio, ciao, buona serata. Prima o poi lo vedrò Parenzo varcare quella soglia e dire sono etero e uscire con le gambe doloranti. Italiani! Ina!